Amici di Febbre Azzurra, dopo l'ottimo risultato raggiunto a Bergamo contro l'Atalanta e il quarto posto che vuol dire Champions League, dopo anche l'arrivo di Andrea Dossena a Napoli, l'esterno sinistro che tutti cercavano, abbiamo chiesto ai napoletani, ai tifosi azzurri, cosa si aspettano da questa stagione. Ma io devo dire la verità, potrebbe anche fare la Champions, però diciamo che i napoletani si potrebbero anche accontentare di andare nella Europa League, che sarebbe già un grosso risultato. Ecco, ora ci saranno due partite importanti, la Sampdoria al San Paolo e poi a Torino contro la Juve e la Coppa Italia. Non credo che sarebbe troppo bello rifare il risultato di quello che abbiamo fatto in campionato, però sarebbe un grossissimo, diciamo, traguardo per la Coppa Italia, ma è un po' difficile. Bisogna dare un grosso applauso a questo presidente che ha fatto tanto per questa città e continua ancora a dimostrare. Dossena, secondo me, è stato un grosso acquisto. Diciamo che laterale sinistra erano 5-6 anni che mancava a questa città. È sicuramente buona per gli azzurri perché stanno dimostrando volontà, forza di carattere. Il presidente sta dando anche la sua mano e penso che andremo molto lontano. Piaciuto l'acquisto di Dossena, speri in qualche altro arrivo oppure va bene così? Dossena ci serviva proprio per la fascia sinistra perché Zuniga non è il suo ruolo, Rullo se n'è andato via e penso che un altro acquisto lo deve fare in Napoli, a centrocampo. Gargano sì è di contenimento ma non, ad organizzare il gioco non è per lui, secondo me. Sampdoria, già l'abbiamo, se non sbaglio, l'abbiamo battuta l'anno scorso per 2-0 e quindi se prendiamo anche altri 3 punti, penso che andiamo molto lontano. Poi la trasferta a Coppa Italia di mercoledì, tutto è possibile. Ripetiamo il 3-2 della scorsa anno. 11° risultato utile consecutivo, sfatato anche il tabù Atalanta. Certo. Quarto posto raggiunto zona Champions League, gli azzurri dove possono arrivare? In Champions League, secondo me il Napoli ha una squadra dove può puntare alto quest'anno. Speriamo bene che le cose vadano per il meglio. Io sono fiducioso. Il Napoli ha una piazza straordinaria, quindi noi ce lo meritiamo. Contro la Sampdoria ci sarà il 12° risultato? Sì, secondo me sì, io ci spero. E nella Coppa Italia ci speri contro la Juve? Pure, secondo me il Napoli la può proprio vincere la Coppa Italia. È arrivato sì. Dossena, un bel acquisto, l'esterno sinistro che cercava la squadra. Speri in qualche altro acquisto? Spero in un centrocampista, Candreva sarebbe l'ideale insieme ad Amsic per completare, diciamo, il centrocampo, perché è un giocatore di qualità sicuramente. E questo Napoli potrebbe giocare secondo me anche con le 3 punte perché Dennis sta in un periodo di forma eccezionale per me, quindi potrebbe essere una carta in più il tanque sicuramente. Potrebbe essere l'anno giusto per la Champions League, che ce lo meritiamo tutti quanti. Questa squadra quest'anno dove può arrivare? Sicuramente l'obiettivo rimane dell'Europa League, però noi tifosi insomma la sogniamo dalla vita, la grande Champions. De Laurentiis ha regalato finalmente anche l'esterno sinistro, è arrivato Andrea Dossena, spera anche in qualche altro acquisto, va bene così? Per me va benissimo così, pure perché bisogna pure tenere conto dell'equilibrio della squadra, voglio dire, non puoi andare a rompere l'equilibrio che si è creato con Mazzarri, quindi andando nuove leve, insomma, magari a giugno poi faremo lo squadrone per la Coppa. Sicuramente il Napoli sta facendo un bel campionato da quando è arrivato Mazzarri, quindi credo che uno dei primi 4 posti sia sicuramente nell'orbita, e come anche magari aspettava il presidente, che anche lui pensava che insomma potessimo arrivare a fare dei risultati utili consecutivi per arrivare alla Champions. Io credo che la rosa del Napoli in questo momento sia abbastanza competitiva per i traguardi che ha appunto fissato il presidente all'inizio anno. Penso che il 4° posto sia abbordabile, anche perché non vedo squadre che esprimano un bel gioco, forse solo il Milan in questo momento. Poi le altre penso che siano tutte a livello del Napoli. La Sampdoria può arrivare il 12° risultato? Credo assolutamente di sì, soprattutto spinti dal pubblico del San Paolo, che insomma sicuramente accorreranno il minimo 50.000 per assistere a questa sfida. Mercoledì invece ci sarà la Coppa Italia, un traguardo che se arrivasse sarebbe importante. Secondo te cosa può fare il Napoli? Ma vedi, io non vedo la Juve in questo momento una delle squadre così in forma da poter affrontare il Napoli. Certo, giocare fuori casa non è sicuramente insomma, non ci aiuta, però credo che sostanzialmente il Napoli possa fare risultato anche a Torino. Questa è dedicata a un signore, presidente, non fai una piega, tiene bellezza, simpatia e personalità, ma su Napoli, a dove portare? In Europa? In Champions League? E tu che so può fare? Perché tiene peso, misura e qualità, chi sto maggio ti ha già fatto.